Presidente Fucile, un appuntamento in gara 1 che ha riservato tantissimo pubblico, davvero una bella espressione per la pallacanestro campana. Ah, sicuramente, condivido pienamente il suo giudizio, sono venuto apposta anche perché la partita era sentita, le due squadre hanno quasi dominato il campionato di Serie D e si è visto anche dalla partecipazione del pubblico anche in campo dei giocatori. Veramente è lo scenario della Serie D che poi praticamente con questi playoff potrebbero arrivare una promozione in C-Gold che sarebbe praticamente una serie ambita da tutta la regione. Ormai già sono in C-Silver queste due squadre, ma hanno dimostrato di essere competitive, i loro sponsor hanno investito e questo ci fa piacere perché la nostra regione ha bisogno di gente che investe e la partecipazione Avellino l'ha dimostrato. Le due città adesso hanno una vicinanza geografica e quindi hanno anche una tifoseria campanilistica. Il ritorno sarà Benevento e come penso che sia la stessa cosa, sono il tifo ottimale, corretto come è stato ad Avellino, credo che lo sport abbia avuto il miglior messaggio possibile. Alla fine ha vinto una squadra, ma era giusto che una delle due doveva vincere, quindi lo sport è questo. Io sono contentissimo perché abbiamo fatto un investimento con la Gold e l'interesse si vede e non a caso due della Serie D possono arrivare perché hanno avuto l'opportunità di poter investire e possono recuperare il terreno perso nel passato. Questo è. Siamo nella casa della Scandone, Presidente, un commento su questa stagione che ha lasciato anche un pizzico di rammarico all'ambiente irpino per la mancata replica di una semifinale scudetto e soprattutto forse anche la Coppa Italia mancata a febbraio che ha segnato la stagione. Diciamo che là è stato il campanello d'allarme a Firenze. Però mi dispiace molto perché ci aveva fatto sognare, ho salutato adesso Sacripanti e l'ho ringraziato per quello che ha fatto per Avellino innanzitutto e per la nostra regione, ci ha dato l'onore di essere rappresentato in Italia e all'estero, ha fatto un periodo bellissimo e l'Avellino ormai non ha lesinato a spese, io credo che la proprietà, ne parlavamo anche in altre sedi locali e a Roma nelle varie riunioni, e dopo l'Armani quella che più ha investito, quindi praticamente nessuno si immaginava questo crollo che c'è stato, credo che un po' di infortuni, un po' di sfortuna, qualcosa non è andato, però credo che il pubblico caldo di Avellino sarà sicuramente vicino alla nuova alla proprietà che già sta ricominciando a ricompattare il prossimo futuro. Avellino è una realtà, non possiamo fare a meno realtà e che ci sia sempre questo entusiasmo, questo pallasport che ormai voi conoscete la palla a canestro, è la tradizione è questa. Quindi la Scandone ci ha fatto sognare e ci ha fatto dispiacere, però ci ha dato anche la carica per dire possiamo fare meglio, perché si è fatto nei tre anni sempre un'escalation. E la società e la proprietà non ha mai lesinato a investimenti. Questo significa che è una fortuna. Guardando in Italia, è una delle più forze economiche, ripeto, dopo l'Armani, è la seconda società che ha investito. Un'ultima sul panorama campano. Persa Caserta in Serie A potrebbe ricrearsi con un titolo di Serie B tramite Venafro. C'è Napoli che questa volta, dal punto di vista sportivo, è ricaduta in Serie B. Un vero peccato. Allora la Campania ci rappresenta con l'Avellino, lo Scafati ha perso la quinta partita dei playoff in A2, il Caserta ricomincia dalla B perché ha preso il Venafro, il Napoli ricomincia dalla B perché è retrocessa. Adesso tutti i rumors che dicono Caserta prenderà la Serie A, il Napoli vorrà ripescare, saranno le situazioni contingenti, ad oggi dobbiamo leggere quello che c'è. Abbiamo una Serie A Avellino e tutto dietro è la 2 dello Scafati, tutto dietro un movimento che vorrebbe in fermento, che vorrebbe riprendere un discorso interrotto. Certo, manca una grande città, Napoli, ci aveva fatto sognare due anni fa con 3.500 spettatori a uno spareggio di B e da qui 3.500 dovevamo partire, purtroppo c'è stata un'annata storta, alle volte capita e dovremmo cercare di recuperare. La piazza, domani saremo a Napoli con il presidente Petrucci che verrà ad onorare il compleanno dei 90 anni del professor Salerno, ci vediamo, stiamo insieme a lui, vede molto bene la nostra regione ed è una grande piazza, come tutta la Campania sta dando. E il futuro dipenderà dai programmi e da chi veramente. Ci dovrebbe essere un altro di Cesare anche a Napoli.